Il punto coste traforate e incrociate è lavorato su un numero di maglie multiplo di 5 più 3 maglie. Si ripete ogni 4 ferri. Dopo aver avviato le maglie, lavora un ferro a diritto sul diritto del lavoro. Nel primo ferro del punto, sul rovescio del lavoro, inizia con una maglia diritto, una maglia doppia rovescio e una maglia diritto. Le maglie doppie si ottengono entrando col ferro nella maglia sotto quella che andrebbe normalmente lavorata. Poi ripeti la sequenza di due maglie rovescio, una maglia diritto, una maglia doppia rovescio e una maglia diritto fino alla fine del ferro. Nel secondo ferro del punto inizia con una maglia rovescio, una maglia doppia diritto, e una maglia rovescio. Poi ripeti la sequenza di una maglia diritto, un gettato, una maglia diritto, una maglia rovescio, una maglia doppia diritto e una maglia rovescio fino alla fine del ferro. Si forma una maglia in più per ogni motivo che diventa di 6 maglie. Nel terzo ferro del punto inizia con una maglia diritto, una maglia doppia rovescio e una maglia diritto. Poi ripeti la sequenza di 3 maglie rovescio, una maglia diritto, una maglia doppia rovescio e una maglia diritto fino alla fine del ferro. Nel quarto ferro del punto inizia con una maglia rovescio, una maglia doppia diritto e una maglia rovescio. Poi ripeti la sequenza di 3 maglie a diritto, solleva col ferro sinistro la terza maglia sul ferro destro e accavallala sopra le altre due, in modo da ritornare al numero iniziale di 5 maglie per ogni motivo. Una maglia rovescio, una maglia doppia diritto e una maglia rovescio fino alla fine del ferro. Ripeti questi 4 ferri per proseguire il motivo del punto.